presenti qua, siamo tutti d'accordo, tutto il quartiere, aspetta, lui non è d'accordo, dai, certo come vuoi dire, accettiamo il confronto, vai. Secondo me il suo, lei è una persona molto intelligente, è molto brava nella cosa. Però secondo me quello che sta a fare lei è una leva sulla rabbia della gente di Torre Maura, il quartiere mio. Certo. Trasformando questa leva di rabbia con la gente da formarla nei suoi interessi, nei suoi voti, nei suoi modi. Questo è secondo me quello che sta facendo. Io ho sceso da sola. Quella che voglio dire io, secondo me quello che è successo ieri era solo uno strumento per far sentire a Roma, a tutte le istituzioni, che Torre Maura sta in una situazione di degrado, e quindi dei rom 70 persone, secondo me non è che tutta Torre Maura scende per 70 persone, secondo me è stato solo una chiave per farsi sentire. A me il problema non è che mi svalige a casa, la persona mi svalige a casa, a me il problema mio è che mi svaligiano a casa, quindi adesso sto fatto che se mi svalige a casa un rom tutti gli demandano a contro, poi quando è in italiano, vabbè, sto pure zitto sul fatto che è italiano, quindi su sta cosa sempre bisogna sempre contro la minoranza, a me non mi sta bene che no, perché pare che arriva la minoranza cambia tutto. Che sembrano una minoranza i rom in Italia. Una minoranza che sì, siamo 60 milioni, voglio tutto io. Quello che voglio dire, quello che ha detto il signore, i fondi europei, secondo me nessuno deve essere lasciato dietro, né italiani, né rom, né africani, né qualsiasi tipo di persona.